Alessandro, fa il debutto, c'è qualche novità, qualcosa che dobbiamo sapere? La Roma ha 4 punti in classifica. Beh, questa è una bella novità, è una bella novità. Qualcosa che bolle in pentola, che non si sa, i rapporti di Trigoria, la proprietà americana, un po' più la diretto, banca. Beh, cerchiamo di dire. Beh, la Roma è della banca, no? La Roma è della banca, lo sappiamo tutti. Gli americani non esistono, per esempio, vi posso gli dire anche questo. Non esistono. La Roma è della banca, insomma, i soldi non li hanno messi, non ha comprato dei giocatori, ha fatto un mercato insoddisfacente. Valdini non sta a Trigoria? Baldini no, non sta a Trigoria. Walter Sabatini sta ancora a Palermo. Non lo conosco. Sabatini non lo conosce, va bene. Chiaramente lui è polemico su quello che un po' sta succedendo, nel senso che poi i risultati della classifica smorzano le ceneri. No, c'è questa cosa singolare che si accusa Zeman di essere una contraddizione vivente, in quanto lui ha sempre combattuto la finanza e il calcio, no? Si dice Zeman adesso lavora per una banca, no? C'è questa leggenda a Roma che la proprietà della società sia della banca, non è così, insomma, c'è una società a sua volta divisa con delle quote, mi sembra che non ci sia un solo dirigente che è espressione di Unicredit, che è un partner finanziario, che non bisogna mai dimenticare che Unicredit guadagna con la Roma, non aiuta la Roma, prestando i soldi come fa con tutti i suoi altri clienti, ha poi degli interessi, quindi francamente questa contraddizione in Zeman non la vedo, anche se poi in questa famosa intervista che ha fatto tanto discutere per le frasi su Abete, lui ricorda come non sia proprio una cosa straordinaria una società quotata in borsa, e devo dire che sono d'accordo, ma presto la Roma uscirà dalla borsa. Però un'altra precisazione potrebbe fatta, che Zeman ha detto, ha ribadito un concetto già vecchio, ossia che la finanza non dovrebbe entrare nel mondo del calcio. C'è da dire che anche Unicredit è d'accordo con questa cosa, perché la prima a non voler stare nel mondo del calcio è la banca Unicredit. Poi per una serie di vicissitudini è capitato che ha dovuto prendere la Roma, poi attraverso questo meccanismo, questo passaggio, gli americani hanno preso la quota di maggioranza, però fatto sta che Unicredit il prima possibile, nelle migliori condizioni, vuole dismettere la propria quota, magari tenendo una piccola parte. Però su questo, Massimiliano, io qualche dubbio, cioè, ti faccio un esempio, quante volte hai sentito parlare... prima che fosse coinvolta nella Roma Unicredit di Paolo Fiorentino. Sì, ma infatti, quanto spazio mediatico hanno adesso determinati personaggi, no? Ai dirigenti Unicredit avere questa visibilità sia piaciuta, questo penso che è indubitabile. Però resta il fatto che Unicredit tiene la sua quota affinché possa trovare un interessamento da parte di un soggetto esterno e fare un investimento. Si cerca qualcuno che metta dei soldi per non avere voce in capitolo, quindi come vedi non si presenta nessuno. Perché... Poi se vogliamo fare un discorso è naturale che le banche finanziano le aziende e tra queste aziende c'è anche il calcio, direttamente, indirettamente, attraverso vari meccanismi, questa è una cosa che non si può evitare. Finanziano solo la Roma. Basti pensare a Montepaschi, quello che fa con il Siena. E poi il discorso del delisting, dell'uscita dalla borsa, l'ha detto Zeman, non mi sembra che non ci sia niente di contraddittorio, perché anche su questo aspetto c'è diciamo un sentire comune, che non è soltanto italiano, che poi le quotazioni delle squadre in borsa non siano state un successo. E questo anche in Inghilterra, dove le società di calcio hanno anche una patrimonializzazione importante, perché hanno stati di proprietà, però anche loro ammettono che la quotazione in borsa di una società di calcio non è stata la cosa più uscita dal mondo. Perché si parlava anche di uscita in borsa, c'era questa voce. Uscirà dalla borsa? Sì, ma è evidente. Sì. Non è neanche una voce, è quasi un obbligo in prospettiva, esatto. Perché ora sono dei tecnicismi che non so quanti interessino, però alla fine dell'aumento di capitale gli americani, che non esistono, specifichiamo sempre la banca, avranno una quota maggiore, probabilmente può superare il 90%. La legge dice che dal momento in cui si supera il 95%, se resta soltanto il 5% quotato in borsa, bisogna praticamente fare un'offerta e acquistare il flottante. E quindi ci sarà un investimento, un ulteriore investimento. Precisiamo un'altra cosa, sì, una spesa obbligata. La banca non può possedere una società di calcio in questo momento. Andiamo addosso a Zeman, detto alla romana, oppure tifiamo per Zeman perché comunque dà qualcosa di nuovo? Ma ci sono varie correnti di pensiero in questo momento, cioè il discorso Zeman, secondo me, riallacciandoci al discorso societario, è stato fatto apposta un pochino per schermare quelli che sono stati non acquisti importanti di una società, tra virgolette, dove essere una società che arrivava qui a Roma e faceva... Non acquisti importanti, nel senso io... Penso che. Ma qual è l'acquisto importante? Il tifoso della Roma. Penso idealizzava la nuova società, cioè il post-Sensi, con
un presidente incredibile, no? Quello che vediamo a Parigi, a Manchester e via dicendo. Abbiamo una situazione che secondo me può essere considerata mediocre, nel senso che non è arrivato nessuno che abbia fatto questo tipo di differenza. Quindi Zeman è stato scelto apposta per schermare un po' di polemiche, quindi per far sì che tutti stiano zitti. Senza tirare arance o cose, andate contro da mano, cioè no, andate no, no, a livello no, dialettico. Se li tira da solo gli arance. Chi è il primo? Se li tira da solo gli arance. Sono due anni che la Roma fa, nel mercato italiano parlo, lui ha fatto degli esempi chiaramente con cui non ci si può confrontare, Paris Saint-Germain, Manchester City. Togliamo questi, sì, queste eccezioni. Sono due anni che la Roma fa l'acquisto più oneroso del mercato italiano, perché l'anno scorso Osvaldo è stato l'acquisto più costoso nel mercato interno, parlo, e quest'anno è destro. Quindi, ora, è vero che non si può sognare gli acquisti, quelli incredibili che regalano gli sceicchi, però, insomma, parlare di mediocrità mi sembra un po' severo. No, mediocrità... È finito di dire. L'altra volta Matteo Pinci ha detto la Roma è in deficit di 57 milioni, perché ha speso 57 milioni nelle due campagne acquisti, l'altro anno e quest'anno. Allora, 57 milioni è una cifra assolutamente notevole, quindi parlare di mediocrità o parlare di non si è fatta la campagna acquisti, non abbiamo portato a Roma, cioè, i grandi nomi. Stop. No. Noi Borriello l'abbiamo pagato soltanto 10 milioni di euro. Più il cartellino. Aspetta, più il cartellino, più Mexes, e in fin dei conti adesso già si è ridotto lo stipendio a metà, quindi tutto sommato non è andata proprio male. Metà non è andata proprio male. Dicendo lui sul discorso del grande nome, delle grandi cose, e ha parlato di mediocrità. La Roma ha cambiato 20, ricordatevi questo 20, termine, mediocre. Matteo, non so se ha il conto, 23 giocatori in due anni la Roma. Sì. Ha un'età media che è bassissima rispetto al resto della Serie A, ha abbassato la sua età media di 6 anni, ha dei giocatori di prospettiva. Ora, la mediocrità mi sembra un'altra cosa. L'operato della nuova società è lungimirante ed ottimo, però c'è mediocrità in quello che ci si aspettava. Figliante, qual è? Il top player, proprio. Sì, che è anche sgradevole. Io a fine campagna acquisti ho battezzato il top player, perché sì, hanno toppato tutti. È vero. Cioè, in Italia non se ne è visto mezzo, ma perché poi? Come fai a definire uno top player? Solo in base ai soldi che costa, no? Non c'erano altri non parametri. Non c'è controprova in quel momento. E quindi in Italia proprio era da scordarseli. Vabbè, che comunque il top ci fossero giocatori per i quali spendere. No, sono due anni che la Juventus prende in giro i suoi tifosi. E sono due anni che da giugno, anzi da maggio, come lui sa bene, nel mondo del mercato si dice la Juventus quest'anno compra il top player, compra il top player. L'anno scorso è stato Vucinic che, per carità, top player, buon giocatore, Benino, sì, ma voglio dire, non parliamo dei veri top player europei. Comunque, quest'anno, quest'anno abbiamo capito per quale motivo la Juventus fino all'ultimo secondo ha provato a prendere destro, ha preso Bentner. Io ho l'impressione che a Roma sia nata questa cosa che l'erba del vicino è sempre più verde. È sembrato che per una volta Zeman somigliasse a quei giapponesi a cui avevano dimenticato di dire, che la guerra era finita. Nel senso che Abete, come si può dire con parole che non sembrino gravi, diciamo che mi sembra che conti pochino, ecco, mettiamola così, mi sembra che non sia la figura nevralgica se non a livello di ruolo. Ma uno che non e come fa a essere un nemico del calcio uno che di suo pesa in questo momento storico, sportivo, pochino? Che non... Però se Vialli ha definito paraculo Zeman, a voi in studio, quale sarebbe per voi la definizione giusta di Vialli? Cioè, per esempio, Beostini, quale potrebbe essere la definizione di Vialli? Furbacchione? Rosicone.